Potevamo permettere di andare a mangiare una pizza, oggi non lo facciamo più. Beh, io non sono andata in ferie per pagare le bollette. Rinunciamo alla spesa, andiamo in discount a comprare la roba che costa di meno. Siamo nel quartiere Le Vallette di Torino, la città più teleriscaldata d'Europa. Quindi l'anno scorso lei pagava? 73, 73 rotti. Quest'anno? Quest'anno 157. Lei? L'anno scorso 60. 60 euro? 128. Siete arrivati a una decisione estrema? Sì, certo, abbiamo deciso di autosospendere i pagamenti perché continuano ad aumentare e non sappiamo più come fare per pagare anche, quello è il problema. Teleriscaldare vuol dire riscaldare a distanza. Una serie di tubazioni interrate trasporta acqua calda prodotta da centrali termoelettriche o termovalorizzatori fino alle strutture abitative. Una volta raggiunti gli edifici, quel calore viene sfruttato per riscaldare gli ambienti o per costituire acqua calda sanitaria. Sulla carta una soluzione economica ed ecologica, ma allora perché questi aumenti? Abbiamo subito l'incremento del prezzo del gas nei mercati europei e nel mercato italiano, perché producendo la gran parte dell'acqua calda nelle centrali termoelettriche, questo calore proviene dalla combustione del gas. Quanto gas viene utilizzato? Il 90% viene usato da fonte gas nelle nostre centrali termoelettriche, solo un 10% circa dal recupero della combustione dei rifiuti. Agli utenti che chiedono di ridimensionare il costo delle bollette, cosa rispondete? Abbiamo erogato 6.000 bonus a tutte quelle famiglie con un ISEE inferiore a 13.000 euro, bonus tra i 500 e i 700 euro. Questo bonus l'abbiamo rilanciato anche per la prossima stagione invernale, innalzando l'ISEE a 25.000 euro. Le risposte non soddisfano. Disperazione ed esasperazione, come le bollette, aumentano.